Ciao a tutti. Allora, oggi vi voglio parlare di un tema che sarebbe in teoria anche molto evidente, molto ovvio, però poi a giudicare da come funzioniamo non lo è davvero. E cioè, il troppo investimento e la troppa sofferenza abbattono la nostra capacità critica. Ok, provo a spiegarmi meglio. Esempio di troppo investimento. Allora, un medico, per essere un medico, studia 6 anni di università base, sempre che riesca a laurearsi nei tempi stabiliti. Dopodiché a quel punto è il medico della mutua, tra virgolette. Se ha un minimo di ambizioni di qualche ordine, tipo, ci saranno 4 anni di specializzazione e siamo a 10. Dopodiché magari c'è un master, dopodiché magari c'è un dottorato e ci andiamo a 12, 13, 14 anni di studio. Adesso, capite che parlare di 14 anni di studio, 6 anni di studio, 10 anni di studio significa tantissimo tempo, no? Ok, allora cosa succede? Che questo medico ipotetico inizia dopo le superiori. Quindi che cos'è? Un ragazzino, cioè ha 18 anni, no? Ecco, a 18 anni se tu intraprendi una carriera così impegnativa, ma ovviamente io parlo dei medici perché li conosco, ma poi ci sono mille figure professionali che ricadono esattamente nello stesso tipo di cliché. Cioè tu da ragazzino a quel punto devi investire la tua intera esistenza. Perché? Non puoi fare una facoltà del genere senza darti completamente, devi studiare tantissimo, devi frequentare tantissimo, è qualcosa che ti è un vortice che ti assorbe, e quando ti assorbe? Durante l'infanzia, durante la fase della gioventù, ok? Quindi in un momento in cui gli altri sono sul cubo a divertirsi, gli altri stanno facendo la vita dei giovani, e tu invece sei lì a farti un mazzo tanto, e tra l'altro nello specifico di questa professione sei a contatto con le sofferenze degli esseri umani, quindi tra l'altro è anche un ambito un po' delicato quello in cui ci si muove da molto giovani, ricordiamocelo. Allora che succede? Che tu stai sacrificando un enorme aspetto della tua vita, enorme, anni che non ti restituiranno mai più. Stai passando le notti sui libri, stai vivendo cose veramente scomode, obiettivamente. Questo perché, in linea di massima, per 2 ragioni. Facciamo 3, anche se la terza la vedo raramente. Ok, facciamo 3. Una è perché sei ambizioso, ok? Quindi sei ambizioso e vuoi arrivare a un livello sociale importante, essere medico e tanta roba. 2. Perché la famiglia si aspetta che tu sia un medico, perché sono tutti medici e tu, come dire, no, sei chiamato a portare avanti la tradizione di famiglia. 3 per vocazione, perché insomma vuoi il bene del mondo, vuoi occuparti delle persone che soffrono, eccetera eccetera. Perdonate se uso questo tono, ma ne ho viste veramente poche di persone nell'ambito medico con questa vocazione, ma proprio poche, ok? Detto fra di noi, qualcuna c'è, e sono anche molto grato a qualcuno che mi ha dato una grossa mano personalmente, ho proprio ricevuto io un aiuto da qualcuno, ma sono quelle classiche mosche bianche. Nell'ambito medico c'è soprattutto un'attitudine carrieristica pazzesca. Anche questo è un attaccamento, eh? Cioè la professione medica mi garantisce un certo tipo di status sociale. È importante anche questo da tenere in considerazione nell'ordine del discorso che sto facendo. Quindi io ho investito veramente tanto in termini di qualità della vita, in termini di anni d'oro, e studio determinati argomenti. Poi, insomma, arrivano dei soggetti X, che propongono visioni alternative.
vi rendete conto di che cosa significa per un soggetto che ha dedicato la vita a studiare certe cose doversi confrontare con anche soltanto l'ipotesi che buona parte delle cose che hanno studiato siano fondamentalmente delle grandissime cagate, ok? Prodotto della manipolazione più pesante indotta dalle case farmaceutiche a danno dei professionisti che in buona fede cercano di esercitare la propria professione, ma hanno le armi spuntate a causa dell'ignoranza dilagante della categoria che non vede a un palmo dal naso. Sono dei meccanicisti, idraulici, falegnami, muratori, cioè hanno tutta una serie di professionalità che li rendono competentissimi in uno specifico ambito, ma se tu vai a vedere l'attitudine è quella dell'idraulico che deve riparare il tubo, dell'operatore X che deve risolvere un problema sempre e soltanto di natura meccanica. Ok, arriva Pinco Pallo e comincia a spiegargli che quella parola psicosomatico di cui si riempie tanto la bocca ha un significato, cioè non è soltanto un termine. Psicosomatico, boh, finisce lì, non mi chiedo cosa voglia dire. No, ha un significato, ce l'ha. E psico sta proprio per psiche e somatico sta proprio per espressione somatica, quindi proprio per manifestazione fisica. E quindi psico messo davanti non per errore, è messo davanti proprio per una ragione. Psico somatico ti sta dicendo che quelle malattie con cui stai combattendo hanno un'origine fondamentalmente emotivo-psicologica. E che quindi quando gestisci il tuo cliente, paziente, dovresti innanzitutto porre un'estrema attenzione agli aspetti psicologici di questo soggetto. Ok, allora, medici competentissimi che hanno veramente una cultura straordinaria, quando si avvicinano al paziente hanno un'attitudine meccanicista, gli interessa i loro esami, interessano la cartella clinica, non guardano neanche in faccia il paziente, ma di sicuro non chiedono al paziente lei come sta, di sicuro non chiedono al paziente senta, ma c'è una certa diagnosi, nell'imminenza di questa diagnosi le era accaduto qualcosa, senta, ma a giudicare dalla sua problematica di salute si potrebbe dedurre che lei abbia un certo tipo di problema emotivo, ma me lo conferma, effettivamente nella sua vita c'è. Ok, tutto questo da un medico non lo sentirete mai, anzi io ho addirittura sentito spesso dei medici deridere gli psicologi dicendo che sono fondamentalmente dei pagliacci che perdono tempo, cioè proprio, ma proprio con scherno e derisione. Ok, psicologi che già, voglio dire, hanno una professione in qualche modo consolidata, no? Figurati quello che potrebbe essere un operatore olistico, ok? Peccato che gli operatori olistici ottengono dei risultati notevoli, e se uno è un medico, ma è soprattutto un essere umano con una certa capacità di analisi, potrebbe cominciare a dire, scusate, ma come cazzo è che sta gente porta a casa dei risultati? Questi spesso non sono nemmeno medici, questi spesso arrivano proprio da altri settori della vita, cioè qualcuno di loro non sa nemmeno che cos'è il pancreas e dove sia. Com'è possibile che ottengano dei risultati? Ecco, un essere umano intelligente si farebbe queste domande e soprattutto cercherebbe delle risposte, perché tanto di pazienti che guariscono ce ne sono tantissimi, e quindi il medico che ha occhi per vedere lo sa che c'è una X percentuale di soggetti che secondo la diagnosi e soprattutto la prognosi, cioè ciò che si pensa che statisticamente possa accadere a un soggetto a cui è stata fatta una certa diagnosi, secondo la prognosi non dovrebbero sopravvivere, piuttosto che non dovrebbero stare bene come stanno, cioè le cose non dovrebbero andare in quel modo. Lo sanno anche loro che capita spesso che il paziente invece
non muoia, addirittura guarisca. Qualcuno perché fa terapie particolari, roba strana. Qualcuno perché se ne va in vacanza, manda tutti a fanculo, se ne va dall'altra parte del mondo e cambia vita. Ok, quelli guariscono benissimo, perché ovviamente nel momento in cui cambi veramente vita, nel momento in cui molli e lasci perdere, ti si crea un tale movimento interno che aspettarsi la guarigione è veramente normale in un caso del genere. Quindi quello che sto cercando di dirvi è che una persona con un minimo di apertura mentale teoricamente dovrebbe dire: cavolo, è ovvio che qui c'è qualcosa che non so. Purtroppo quel grande investimento di cui vi parlavo all'inizio rende ciechi, perché dover ammettere che tutte quelle nottate passate sui libri a studiare cose, quando invece avresti voluto essere con i tuoi amici a divertirti, e adesso capisci che quella roba è profondamente da rivedere, fa troppo male. Molto meglio mandare tutti a cagare, farsi una risata, denigrare e tirare avanti come dei treni. Il dolore, ok, il troppo investimento, ma anche il dolore. Allora, mi spiego meglio. Se io ho un problema e arriva il guru X che mi propone la soluzione, se io ho un problema piccolo, niente di che, magari il guru X lo vedo e dico: ma sto rincoglionito, ma che vuole? Cioè, ma, aspetta, io c'ho un problema, è vero. Sono anche disposto a provare strade alternative, sì. Però sto qui mi sembra francamente un po' personaggio discutibile. Spirito critico, cioè il mio spirito critico mi muove portandomi a dire: apri gli occhi, questo sta facendo promesse senza senso, sta, cioè non mi convince, non lo vedo coerente, non lo vedo congruente, e poi vuole un sacco di soldi, ok. Viceversa, un livello di sofferenza enorme. Allora, se arriva il guru X che mi garantisce che lui mi guarirà, poi magari mi chiede un sacco di soldi, magari, come dire, fa promesse che non potrà mantenere mai, però io ho talmente tanta sofferenza dentro che non sono disposto a rinunciare a questa cosa. E anche se amici, parenti, partner, persone che mi vogliono bene mi dicono: guarda, stai attento perché quello lì puzza di imbroglione lontano un chilometro, io no, non ce la faccio. Il dolore che provo mi crea delle speranze a cui non sono in grado di rinunciare. Ok, allora il mio spirito critico se ne va a farsi benedire. Allora il mio consiglio è: se avete investito tantissimo in qualcosa, non permettete all'investimento di bruciarvi. Cioè, ok, è andata così, eravate in buona fede, non potevate saperlo, non potevate saperlo. Quindi voi avete a un certo punto fatto del vostro meglio, questo vi è costato lacrime e sangue, adesso capite che avreste potuto fare molto diversamente, che avreste potuto risparmiarvi magari chissà quanta fatica, cioè, ma scoprite delle cose così, non vi chiudete, restate aperti, accettate il fatto che le cose siano andate così e andate avanti, continuate a restare con la mente aperta nella ricerca. Viceversa, il dolore è un pessimo consigliere, ok? Il dolore è veramente un pessimo consigliere. Non fatevi consigliare dal dolore, cioè se siete sofferenti perché c'è qualche tematica che vi sta veramente, come dire, generando sofferenza infinita, relazionale, lavorativa, di salute, ok, non andate come i disperati con il paraocchi dal primo che ti promette chissà che cosa. Perché ci sono veramente tanti personaggi loschi, anche nell'ambito olistico, che fanno promesse che non si dovrebbero mai fare. Nessuno vi può promettere niente. Cioè, se sentirete un giorno me promettervi qualcosa, vuol dire che quel giorno mi sono corrotto, o, come dire, ho scavallato, sono diventato avido, sono diventato, come dire,
un approfittatore di ingenui, ok? Allora quel giorno Angelo Torres sarà l'ombra dell'Angelo Torres che avrebbe voluto essere e che oggi sta cercando di essere. Cioè non vi fate infinocchiare, nessuno vi può promettere niente. Un operatore olistico bravo può mettervi profondamente in crisi, può sbattervi davanti ai vostri demoni e chiedervi una volta per tutte di affrontarli e, se proprio le cose si mettono in una condizione ottimale, di farci l'amore, perché poi alla fin fine tutto va superato. Però c'è sempre la fase iniziale, diciamo, del conflitto, perché ci sono emozioni negative, c'è rabbia che devono emergere. Poi però alla fine bisogna andare verso l'accettazione, verso la compassione, quindi bisogna uscire. È un soggetto che riesce a fare una cosa del genere, è un soggetto che va verso la guarigione, verso la risoluzione, verso il miglioramento. Però è chiaro che lo stia facendo lui, no? Cioè lo sta facendo lui, non è che lo sta facendo l'operatore. L'operatore, se è bravo, lo sta accompagnando al ruscello. Poi da quel cavolo di ruscello devi bere tu, non può bere lui per te. Quindi tutti quelli che vi promettono venite da noi, passate il weekend lungo con noi e vi succederà questo, vi succederà quello, vi succederà quell'altro, tornerete a casa così colà, vi stanno prendendo per il culo, perché anche se propongono delle attività estremamente valide, estremamente potenti, ma poi alla fine nessuno può garantire niente a nessuno. Io mi considero bravo in quello che faccio e a volte arrivano dei clienti che sono molto pronti e veramente vediamo miracoli, e poi mi arrivano dei feedback meravigliosi, e a volte invece arrivano dei clienti che sono bloccati, paralizzati, completamente incapaci di andare più in là di tanto, e insomma succede quello che può succedere, niente di così eclatante, niente così, di così entusiasmante, di sicuro non come io vorrei, ok? Perché fosse per me dovrebbe essere, come dire, possibile risolvere qualunque cosa. Io mi ci impegno tanto, però poi alla fine a volte mi devo arrendere, devo ammettere che dipende dal cliente e non da me. Allora, nel momento in cui fai quello che sto facendo io adesso, cioè dici io ce la metto tutta, però non posso assumermi io la responsabilità di quello che accadrà, dipende dal cliente, ecco, a quel punto sei di fronte a una persona onesta. Allora non vi fate frenare dal troppo investimento, andate avanti lo stesso, mettete tutto in discussione anche se vi è costato tanto, e non vi fate fregare dalla sofferenza. Cioè avete un problema, ma non dovete correre dal primo che vi promette che ve lo risolverà. Magari potete anche provare, perché alla fine magari accade davvero, però siate astuti come serpenti e candidi come colombe, ok? Un abbraccio a tutti.